Stiamo facendo la storia di questo paese. E quindi è una grande fatica, ma anche un grande orgoglio. E ti dà tantissime soddisfazioni. Cioè, conta più un cittadino attivo che si interessa della cosa pubblica che un punto percentuale in più nei sondaggi per me. Vogliamo iniziare un cambiamento culturale che impedisca la formazione di nuovi governi castali. Con il caso Parma. Io ho avuto fiducia in Faustino Aspriglia. Lui faceva le scelte esclusivamente in funzione della squadra. E cosa pensi della lettera di Babbo Natale? Ne abbiamo discusso all'interno del movimento. E quest'anno abbiamo chiesto un governo a 5 Stelle. Qualcuno dice che in Italia la democrazia non è perfettamente compiuta. Ma noi siamo in movimento, siamo in divenire. Figurati se è democratico il Porcellum, con quei 5 persone e i segretari di partito scelgono i candidati. Questo ti volevo dire. E poi forse, dai, ti offro un caffè per lo sbattimento. I politici prendono per il culo tutti, perché da noi la democrazia non esiste. Grillo è un visionario. Io lo conosco bene. È stato in grado di raccogliere 350.000 firme in un solo giorno. I politici non hanno... cioè, tutti loro, questo, non lo capiscono. Non hanno capito che c'è un'intera nazione in ginocchio. Molto schifata, molto incazzata, che di privilegi, sprechi, indagati, condannati, ne ha le palle piene. Che cosa ha in mente il movimento? Noi puntiamo su, quindi o i politici vecchia scuola si levano dei coglioni oppure il paese crollerà a picco. E questo per voi sarà un peccato? Loro stavano già andando in crisi con questa perdita di credibilità. Grazie. Come si sono salvati? Con il controllo dell'informazione. Noi in TV ci siamo andati, ce la siamo anche cavata. Abbiamo preso anche l'applauso. Ma ci tagliavano ogni volta che parlavamo di Parlamento pulito. Loro, tenendo in un cassetto 350.000 firme, hanno soffocato nella culla una proposta di legge che contrastava una gestione omertosa del Parlamento. Attualmente, tra condannati, prescritti e indagati, ci sono quasi 100 parlamentari che con la nostra proposta di legge non avrebbero potuto essere lì. Gli stessi parlamentari beneficiano di privilegi che si sono attribuiti in questi ultimi 30 anni. Perché loro non rinunceranno mai al potere, secondo voi? Ma guarda, se loro rinunciassero ai privilegi, se non avessero preso i rimborsi elettorali, se non stessero lì da 20 anni, se non avessero inserito in lista i condannati, se non favorissero il clientelismo, il movimento non sarebbe neanche esistito. Ma perché voi ce l'avete con la stampa, con i media? Non facciamo il nostro lavoro noi? Perché i politici in tutti questi anni hanno regalato i soldi all'editoria tramite i contributi. Chi li paga ha pilotato l'informazione distorcendola. Tra loro ci sono infiltrati di un sistema criminale. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti quando parliamo, sai? Tutto il sistema editoriale attuale diventa così spietato e vendicativo. Adesso vediamo, se entriamo in Parlamento, perché io credo alla votazione online,
Solo così i cittadini potranno mandare in Parlamento chi vorranno loro. Ma lo sa che mi ha convinto. Dove devo firmare? Era 5 anni fa, eh. Arrivederci, grazie dell'intervento e del caffè. Grazie del caffè. Buon sbattimento. E con il caso Parma. Chi se ne frega del caso Parma? Non vogliamo iniziare? Che cazzo vogliamo iniziare? Non lo so. Sia serena, come... scusi per lo sbattimento.